Mister Castagnino, adesso finalmente mister vero, visto il tesserino acquisito da pochi giorni, tanti auguri da parte nostra. Sì, sì, sì. Complimenti per questo traguardo, un inizio tra l'altro. Sì, vabbè, abbiamo fatto questo corso, finalmente ci voleva, giustamente al primo corso utile, come avevamo comunicato alla Lega, l'avrei fatto, l'abbiamo fatto io e altri mister Bonofigli e mister Bonanno della provincia di Crotone. È andato bene, ora diciamo abbiamo abilitato questa avventura, diciamo. Parliamo invece della partita, è finita da 2 minuti, scandale Casabona, avete tenuto, siete passati in vantaggio, poi a pochi minuti dalla fine è arrivata la doccia fredda del loro vantaggio. Sì, con 2 palle inattive abbiamo subito, diciamo il primo tempo abbiamo subito qualcosina in più su azione, poi siamo riusciti a passare in vantaggio sul rigore, il secondo tempo abbiamo subito pochissimo, diciamo, tenevamo bene, loro sono una buona squadra, poi su 2 palle inattive sono stati bravi loro a fare gol, insomma, penso che la partita sommata è stata una buona partita, una partita equilibrata, loro sono una bella squadra e penso che lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Ma per quanto riguarda invece il fatto di questa sconfitta, dal mio punto di vista, avendole viste tutte, tra l'altro la gara dello scandale, penso che sia la sconfitta più immeritata. Sì, abbiamo fatto una buona gara, ripeto, contro una squadra di livello, contro una squadra che sicuramente lotterà per la vittoria del campionato, quindi penso che alla fine, per come si erano messe le cose in campo, immeritata sia, anche se è stata una partita equilibrata per tutti i risultati, insomma, pure loro sono una buona squadra, hanno creato tanto pure il primo tempo, quindi una partita aperta a tutti i risultati. Ha giocato dal primo minuto oggi in campo per la prima volta in questo campionato, come ha sentito la partita dal campo? Vabbè, no, la partita nello stesso modo, un po' più stanchi naturalmente perché abbiamo corso un pochettino di più, però veniamo da un periodo che abbiamo qualche squalificato, qualche infortunato, quindi speriamo in settimana di recuperarli tutti finalmente e poi di ricominciare, insomma, non per dare demerito a chi ha giocato, perché comunque in queste partite è dalla seconda giornata che abbiamo squalifiche e infortuni e quindi siamo sempre in emergenza, ma chi ha giocato sempre bene, ha dato il meglio, lo si è visto oggi, insomma, quindi penso che possiamo dire la nostra nel corso del campionato. No, il nostro obiettivo resta sempre la salvezza, quindi ora cerchiamo di recuperare tutti quanti i nostri giocatori e poi giocarcela fino alla fine. I migliori nostri, cioè dello scandale? Ma io penso un pochettino oggi tutta la squadra ha fatto un'ottima partita nell'insieme. Sì, io penso che tutta la squadra abbia fatto una partita nell'insieme, non ci sia uno su tutti che abbia giocato. Nel Casabona? Nel Casabona penso che San Gervasio sia stata il migliore in campo. Ultima, domenica? Domenica andiamo a Cervo contro il Real Cervo, vediamo un attimo in settimana di recuperare più gente possibile, andiamo a giocarci la partita tranquillamente come abbiamo fatto tutte le altre gare fuori casa, cercando di portare un risultato utile a casa, insomma. Ancora in bocca al lupo. Crepi il lupo.